appuntamento è offerto da Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it. Nuovo Arredo. Da noi ti senti a casa. Forte classico pane di semola. Leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Divella, passione mediterranea nel mondo. Amici, oggi come ospite abbiamo un personaggio che dice di essere il più grande imitatore del mondo, ma purtroppo non è conosciuto al grande pubblico perché è sempre vissuto sotto l'ombra del grande successo della sorella. Signore e signori, Fausto Vanoni! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Allora, visto che lei dice di essere... Palatresti. Sì, visto che lei dice di essere il più grande imitatore del mondo, ci sentiamo avanti con l'imitazione. So fare, guardi, so fare tutti gli animali. Chieda. Allora, il primo, il vitello. Un altro. Il pollo. Un altro. Il tacchino. Un altro. Il bue. Un altro. Vabbè, non li sa fare, ho capito. Sono vegano. Ah, lei non mangia carne? Mangio carne, ma soltanto se sul letto di rughetta, sul letto di verdura, sul letto di insalata, sul letto di misticanza, sul letto di iceberg, sul letto di Ikea. Quindi lei la mangia la carne, eh? Sta sempre a letto sta carne, che vi fa, scusi. Comunque scusi, glielo faccio notare, ma lei non può fare imitazione perché tutte le sue imitazioni hanno la stessa voce. Mi dispiace, ma... Io volevo fare l'imitatore per affrancarmi dalla schiavitù che mi impone mia sorella. Ma perché sua sorella la schiavizza? Mi schiavizza, mi fa fare il cameriere sul suo yacht. Ultimamente ho fatto un party sul suo yacht. Il suo yacht si chiama E sento crescere la voglia, allegria e coraggio, la pazzia, sento il carnevale entrare in me. Ah. Infatti lo yacht è lungo 80 metri, soltanto per contare tutti il nome. In questa festa c'era, che le posso dire, c'era Patti Pravo, che pure Patti Pravo per i numerosissimi interventi di chirurgia plastica non muove più la bocca. Infatti doveva cantare il paradiso tu, però con tutti gli interventi doveva fare... Che poi mentre cantava questa canzone c'era in mano un pupazzetto, l'hanno scambiato per un ventriloquo. Più bravo di Fratellini, penso. Come ventriloquo l'hanno scritta Italia's Got Talent, fa 8 puntate ma non ne ha fatta nessuna, perché quando l'ha chiamata la redazione ha fatto: tu come ti chiami? Dice: no, gli stranieri non li prendiamo. Poi c'era Loredana Bertè che dava capocciate per tutta la barca. Poi arrivata, faceva così con la testa. Poi arrivata Raffaella Carrà e faceva il tuca tuca e dava capocciata all'indietro. Perciò Loredana Bertè dava capocciata avanti, Raffaella Carrà dava capocciata indietro. A un certo punto è passata in mezzo Marcella Bella, pa! L'hanno presa in pieno, okay. L'hanno sformata. Sembrava Lullo di Munch. Infatti adesso si chiama solo Marcella. Ecco. A un certo punto penso è arrivata anche una bambina. Mi fa: signore, mi dà un doppio whisky? Ma che dici, bambina? Poi l'ho riconosciuta. Ma chi era? Rita Pavone. Detto: fammi andare a prendere una boccata d'aria. E mi sono messa a prua. Mi sono messo dietro Cristiano Malgioglio. Ho detto: ti fidi di me? No. Infatti mi ha fatto cascare in mare. Io ho detto: aiuto, aiuto. Soltanto che Orietta Berti si è messa a cantare Ficca Barcavala. Mi hanno lasciato in mare, la corrente mi ha portato in Africa, mi hanno fatto schiavo pure in Africa. Accidenti. Però là lo schiavo lavora soltanto 8 ore, c'ha diritto a un compenso e non deve sentire la voce di mia sorella. Ah, e cantano tutti e sento crescere la voglia, l'allegria. Ma vorrei chiamare Mary Michele! Fausto Vanoni! Grande Fausto! Buon pomeriggio! Anche oggi sarai con noi per tutta la puntata. Tutti. Ciao Mary, ciao Stefano. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi a casa. Come sempre sentiremo i tuoi brani, no? Eh sì, sì, oggi facciamo una bella carrellata di successi, quelli che hanno votato i nostri amici proprio da casa. Quindi una nuova playlist anche da votare. Quindi votate, io invece vi racconterò una straordinaria storia d'amore, quella di Michela e Francesco. Sono, eccoli qua, guardate che belli, Festeggiano insieme a noi il
25esimo anniversario di matrimonio. Stefano, si sveleranno i segreti certo. di una relazione così duratura e profonda, giusto Paolo? Se li facevano di galera domani uscivano. Hanno fatto i matrimoni. Come ogni giovedì c'è il club delle donne con Carmen Di Pietro, Silvia Viterbo e Veronica di Radio Norma. Parleremo dei trucchi, delle strategie che le donne usano per lasciare noi uomini. Allora, il collegamento a Roma c'è già Carmen, ci sei? Carmen! Ciao Michele, ciao a tutti, un bacetto! Ciao. Un bacio. Tu hai mai lasciato un uomo? No, figuriamoci. No? Sì. Ma certo che ho lasciato! Ti racconto una cosa, gli ho detto solamente guardandolo negli occhi, io purtroppo ti devo lasciare, lui sa che mi ha fatto? Si è tolta la scarpa e me l'ha buttata addosso, che ancora mi fa male qua dietro. Oddio, una bella ciabattata ho preso. Queste cose non si fanno assolutamente, tutta la nostra solidarietà. A dopo Carmen, ci racconterai i particolari. Mary! E sono arrivata in cucina per accogliere con un grande bacio il nostro amico Antonio Sgarra. Come stai? Ciao, tutto benissimo, bene? Benissimo. Bentornato. Ma io quando vengo qua mi vengo a rilassare. Quindi... E noi siamo felici che tu sia qui, anche perché oggi Antonio ci preparerà due suoi grandi cavalli di battaglia. Un salato e un dolce. Una pietanza, un piatto molto fresco e freddo che si può degustare anche in queste gite fuori porta che sono alle porte. Per lo per Pasqua e Pasquetta. Soprattutto per te che già non cucini a casa, figuriamoci fuori. Bello, cotto e mangiato. Cosa facciamo quindi? Facciamo un'insalata di cereali con gamberi, feta e pomodorini. E poi c'è il dolce. E poi faremo una mille foglie molto ma molto particolare, però semplice. La tua la mia mille foglie di Antonio Sgarra. Vediamo tutto tra poco, naturalmente ci darei anche qualche piccolo segreto di cucina. E adesso Michele, è arrivato il momento di questa bellissima storia d'amore. Ce la racconti? Sì. Sì, certamente, come no, con grande piacere saranno i protagonisti di questa storia a raccontarcela. Ma cominciamo dall'inizio. Che cosa ci vuole per una storia veramente duratura? L'amore, naturalmente. Poi cosa? La passione, la fedeltà e la dedizione. Questi sono gli ingredienti vincenti di Michela e Francesco, che hanno conquistato la loro medaglia d'argento. 25 anni di matrimonio. Come hanno fatto? Ce lo sveleranno fra un minuto. Cominciamo a conoscere, eccoli qua. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now. Grande festa, 2 maggio 2018, 25 anni di matrimonio di Michela e Francesco, benvenuti. Grazie. Allora, ma tu sei elegantissima in rosso, che bello. È il colore mio preferito. È il tuo colore preferito, anche oggi c'è qualcosa. Io pure tu ti sei messo un po', un po'. Com'è stato rivedervi? Bello, emozionante, bello. Bello, sì. E poi c'erano due ragazzi sul finale, poi ne parleremo un po' meglio. Chi sono? I nostri figli, Luigi il Grande e Gianluca. Quanti anni ha Luigi? Il Grande ha 25 anni, 25 fatto anni. A dicembre, e Gianluca ha 21 anni. Mamma mia, meraviglioso. Voi vivete dove? Ortanova. Ortanova, che è nel Foggiano, sì. Anche se siete originari della Basilicata. Tu, io. Tu, vero? Sì. Tu sei casalinga? Sì. Posso dirlo, poliziotta mancata. Sì. Ma ragazzi, per amore, cosa non bravo, si fa per amore? Per colpa mia. Ecco, lui si assume subito la responsabilità, anche perché poi ce lo spiegherà bene. Francesco, tu invece
Di cosa ti occupi? Io sono operaio metalmeccanico. Con una passione? Eh sì, sono un trombettista. Che bello, quindi la musica. E come vi siete conosciuti? Glielo facevo dire. Nessuno di due. No, pensavo che parlava lui. Allora, un matrimonio di mia cugina, dove lui con la sua orchestra... Guarda caso... Suonava la tromba, sì. E lì tu l'hai adocchiata subito? Sì, poi sono ti è piaciuta? Subito. Perché ti è piaciuta subito? È il modo suo molto semplice. Sono andato per chiederla di ballare, lei no, io non ballo. Sono rimasto, vabbè, forse il prossimo ballo. Continuava a dire no, non vabbè. Allora niente. Poi ho chiesto, senti, possiamo fare una passeggiata, almeno possiamo parlare. Sì, va bene. Allora, perché ti piaceva? Beh, sì. E poi perché è schietta, diretta. Come ti... Perché l'hai rifiutato tu? Perché ti sembra un provolone? No. Anzi, quando si è presentato mi è pure piaciuto, però c'è sempre bella io posata, Cioè, avevo vergogna io di ballare perché non sapevo ballare. Ah, ecco, per tuttora. Quello. Ecco. Per te si può dire che era già, è stato un colpo di fulmine? Sì. E per te? Per me, cioè, quando lui si è presentato mi è piaciuto, però il colpo di fulmine è durante che siamo usciti fuori a parlare. Ecco. Là sembravamo che eravamo fatti uno per l'altro, perché ma subito. Vi siete scambiati il numero di telefono, sì. Siete usciti. Telefono fisso. Il telefono fisso, sì. Fantastico. Non c'era 91, sì. Telefono fisso. Certo. Infatti. E tu lì hai cominciato a vedere che effettivamente Francesco... Sì, ci teneva, ci sentivamo per conoscerci e tutto questo. Dopo un 3-4 giorni lui è venuto a trovarmi e là siamo un po' usciti. Abbiamo parlato. Ancora abbiamo approfondito. Per conoscervi sempre meglio e così via. Eravate molto giovani, eh? Sì. Mm-hmm. Quanti anni? 19 e lui... 25. Tu già pensavi a una storia seria? No, ma tanto eravamo però, tutte e due che non ci sposavamo mai, sì. Cioè, invece... Pensavate di non sposarvi? Sì, che io dicevo, ma io non mi sposo mai, invece poi ho conosciuto lui... E il primo bacio? Dopo una settimana, dopo due volte, cioè da parte al matrimonio, altre due volte ci siamo visti, sì. Wow, fantastico. Bene, ma sì. Subito questo primo, deciso. Insomma, è lì. Sì, era. Non è che avete pensato al matrimonio, però avete sentito qualcosa di importante. Sì, come se ci conoscessimo da tanto. Che bello questo. Sì, è stata una cosa positiva. Avessi incontrato quello che... Ma è bellissimo. Sì. Ma la storia della polizia, racconta, com'è che allora è saltata? Prima, prima di conoscere lui avevo fatto il concorso a Roma, all'Hotel Ergife, dove erano per un 3.000-5.000 posti e invece ci siamo presentati in 20.000, avevo superato il concorso. 20.000? Sì, Hotel Ergife a Roma. Avevi sì. Vinto il concorso? E che ho fatto la prima visita e poi dovevo partire per il 29 settembre e allora ci siamo conosciuti e lui fa... E io gli dico la verità, dico senti Francesco vedi che io devo partire per Roma, faccio perché devo fare il corso, ha detto e lui ha iniziato, cioè come se dici che se parti ti perdo. Chiaro. Ah, ecco. Così, paro. Beh, la vita era quella, perché se ripartiva io... E tu? È stata pesante questa cosa. Ha fatto tanto per superare... Perché quella era un'aspirazione tua. Non era facile superare un concorso, Ma è veramente amore. Cioè, messo studio... Sì. Proprio vero, è un vero amore. Bellissimo. Ci vogliamo bene ancora come se fosse il primo giorno, Non te l'ha mai rinfacciato? No, mi arrabbia forte, quando ma non proprio dice io ho fatto rinunce, io ho rinunciato, quando sì, quando però non forte gli fai, e io che devo ho rinunciato fare per te. Per stare sì. Dietro a te. Quanto tempo siete stati fidanzati poi? Un anno e mezzo e poi ci siamo sposati. Sì. Ma cominciate a parlare di matrimonio subito? No, dovevamo sposarci dopo 2-3 anni, però siccome il paese suo era lontano dal mio paese, e ogni giorno andare indietro, poi andavo a prendere, venivo, poi l'andavo a accompagnare. E poi, accompagnare. Allora ti senti, sposiamoci così. Ma c'è stata insieme. Una proposta oppure niente? No. Niente, era nelle cose. Sì. Perché sì, naturale a noi, cioè non c'è bisogno della proposta, era stata una cosa, cioè nel stare già insieme, vedendo che io mi preoccupavo. Che facciamo, ci sposiamo? Sì, allora? Ci sposiamo. E man mano che lo conoscevi hai avuto la conferma che era l'uomo sì. Giusto, perché com'è lui, che oltre a essere una persona sensibile, che è un musicista? Che no, lui sua... è bravo, molto affettuoso, cioè che ci vogliamo bene, e la cosa che ci conosciamo bene, quello è... È vero. Gli anni comunque fanno è il segreto forse questo qua, conoscersi veramente. Sì,
Secondo me. Perché se uno si conosce poi si può essere sinceri, sì, sì. E si sceglie. Persino qualcuno che ti dice: no, non andare a Roma a fare la poliziotta, rimani qua con me. Infatti, quella è una prova, sì. È la prova? Sì, la prova per me del vero amore per lui, cioè perché a pelle proprio dall'inizio, della prima volta mi è piaciuto molto, cioè sembravamo che eravamo fatti uno per l'altro, cioè ci hanno fatto incontrare, io dico gli angeli, ci hanno fatto incontrare. Che bello, sì. Che bello. Che data avete destinati scelto poi per il matrimonio? Il 2 maggio. 2 maggio, 2 maggio 93. Sì. Rivediamo alcuni momenti di quel giorno magico. Hey, you there. Can we take it to the next level, baby? Do you dare? Don't be scared. Cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can. But all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here. Io, Francesco, prendo te e mi chiedo come mia sposa. Ti prometto di esserti fedele sempre. La gioia di voi. Io, Michela, prendo te, Francesco, come mio sposo. E prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia del Signore. Nella salute del I'm standing naked. I'm standing naked. I'm not gonna try to. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked. I'm standing naked. Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Ah, che bello, ma forse è una delle primissime volte che vedo il taglio dei nastri, dopo sì, all'uscita della chiesa. Perché era chi ha avuto l'idea? Non eravamo solo noi, cioè proprio quando uscivi dalla chiesa si era l'usanza. E quello è un posto bellissimo, è una chiesa molto bella. Sì, la cattedrale di Melfi. Melfi, sì, bellissimo. Un bel paese. Senti, ma siete cambiati, vi siete visti? Beh sì, un po' di capelli in meno ci sono. Però gli occhi sono bellissimi tutti e due. Grazie. Tu hai anche cambiato un po' il look con i capelli, però avete questi occhi fantastici che immagino saranno passati ai vostri figli. Uno. Il primo? Il secondo. Di solito è così, vedi? Il primo ce li ha scuri? Sì, come marroni, si chiama? Luigi. Detto. Luigi. E invece il secondo? Il secondo sono azzurri, più azzurri dei suoi. Come i suoi? Sì. Sono più accesi. Belli, lavorano già, sono sistemati, come stanno? Sì, vabbè, il secondo fa la stagione adesso a Riccione, perché ha fatto l'alberghiero. Ah, ecco. Hai parlato di sì, sì, e il primo lavora in un'impresa al mio paese, Ortanova. È stato 5 anni fuori, in Toscana, a Faenza, con un'orchestra, suonava, anche perché tu. Sono tutti e due musicisti. Poi pure, beh, come tali, padre, e che suonano, tromba anche loro? Uno il trombone, il primo Luigi la tromba, il secondo il trombone. Tromba e trombone, fantastico. E poi Boino, che sono il 25esimo anniversario che è stato scorso. Come abbiamo visto prima, che data era? Sempre 2 maggio. 2 maggio del 2018. Avete voluto rinnovare le promesse. Perché ci tenevate a fare questa cosa in chiesa? Noi ci tenevamo di più, ecco, la promessa davanti al Signore. Perché per me la promessa, il giuramento alla persona più importante è il Signore. Perché cioè, tutti e due noi siamo credenti. E poi la festa degli amici, però la cosa che io ci tenevo sì, è la chiesa, la benedizione. Fantastico. Di nuovo il rinnovamento in chiesa. Beh, davanti a Gesù. Sì. Voi siete una coppia meravigliosa veramente, ci riempite. Grazie. Di commozione e di gioia, però vi faccio io la prova del 9, fino a che punto vi conoscete dopo 25 anni? Qual è il tuo comportamento, caro Francesco, che il primo, ce ne saranno più di uno, posso immaginare, però scherzosamente, che fa arrabbiare Michela? Lo so perché me l'ha detto. La prima cosa. Sì, quello che la fa arrabbiare è il mio cambiamento di programma al momento. Cioè, io gli dico di prepararsi, che usciamo, andiamo a cena, poi vado. Quindi un po' si più, trucca, si veste. Si veste, sì, pronta. I tacchi. Il momento che vado un po' più tardi a casa, che, ma ti dispiace se non usciamo più, dai. E lì dice, va bene. Ma lo fa di regola? Lo fa spesso? No, cioè, più o meno.
A volte non lo vuole dire perché sa la mia reazione, no? Allora fa, io faccio, vabbè, tu mi avvisi prima, cioè pure mentre stai per arrivare, cioè non è quello il problema, è inutile che mi vesto, che mi faccio, mi preparo e poi... Allora a volte pure dice, ah, Michela fa un programma e poi viene meno e la mi arrabbio, è uguale, è una mancanza, ecco. Bellissimo, sì. E cosa poi fai, riesci a permetterla di buon umore? Attenzione. Michela è molto semplice, basta un abbraccio, un fiore, si scioglie. Che tu sia affettuoso con lui, sì. È vero? Sì. È bello così, eh? Basta che lui rivolga le tue attenzioni, le sue attenzioni, sì. Ma è favoloso. No, pure la mattina quando noi ci svegliamo c'è un lungo abbraccio, c'è quello, è l'affetto. Cioè uno dice, sembra come quando da tanto che non ti vedi con un amico, però ho bisogno di quell'affetto. Cioè, è suonata la sveglia, il caffè non è ancora pronto. Sì, no. Francesco, faccio, oggi non mi hai dato ancora il bacino. E ogni tanto il sì. caffè lo faccio io. Sì, me lo porta. Ogni tanto, eh? Senti Michela, qual è il tuo comportamento che fa arrabbiare invece Francesco? Lo so perché me l'ha detto. Infatti, vabbè, è quando lo riprendo. In particolare per una sua caratteristica, qual è? È quando lascia a volte le cose in disordine, fa, e quello è perché sono precisa. Allora dico, Francesco, però puoi fare a meno. Ecco. È un po' disordinato il ragazzo, è però vero? Non sempre, però non quella volta... Non sono disordinato, ma è troppo lei che è troppo... Precisa. Ma è vero che tu lo punisci con le fotografie? Sì. Cioè che fai? Mi fa le foto e me le manda, vedi come vedi come l'hai lasciato. Cioè gli fai vedere e dice... Ma hai è la prova, la mando su WhatsApp, sì. Ah, è fantastico. Sì. Ne faccio un'altra e poi chiudiamo. Dai. E come fai allora per rimettere di buon umore Francesco dopo una brutta giornata? Lo so perché me l'ha detto. Sì, gli preparo una sorpresa, qualcosa che lui piace da mangiare. Per esempio una cosa? O una pizza oppure la pasta fresca. Lui va matto per la pasta fresca fatta in casa. La pasta fatta in casa. E poi sì. Mi dice, Francia, ma non mangiare assai. Cioè lui mi fa trovare tutta questa bellissima sorpresa, ma non mangiare assai. Ma che bellezza, siete veramente fantastici. Una coppia meravigliosa, è vero Stefano? Sì, bravissimi e bellissimi, insomma, davvero. 25 anni di matrimonio sono veramente un bellissimo traguardo. È commovente, la canzone veramente. Scelta dai nostri amici, la loro canzone del cuore è Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Ah, bella. Allora, quella. Sai che abbiamo già detto che Francesco, oltre che è un bravo sposo, è un bravissimo trombettista. Quindi io lo inviterei a venire al pianoforte e così facciamo una dedica a Michela e così facciamo una dedica ancora più bella. Bellissimo. Va bene? Dai. Come grazie. Si dice? Trombettista. Trombettista. Sì, perfetto. Sì. Allora il nostro Francesco con il maestro Paratresi. Per Michela. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga tardi, ma è presto se tu te ne vai. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Francesco col maestro Paratresi, la sua tromba che ha dedicato alla sua Michela questa bellissima canzone, emozionante, sì. Vero?
Ah, che bella coppia che siete. Grazie. Vabbè. Tanti tanti auguri grazie. Per il vostro ora, futuro, grazie. Complimenti e grazie per averci raccontato come si fa, come nel vostro caso, conoscersi così a fondo e accettarsi e scegliersi. Sì. Meraviglioso, davvero. Buon futuro. Oh, ci vediamo tra pochissimo, Club delle Donne, Carmen Di Pietro, La Cucina, Mary, fra un momento.